Ragazzuoli, ci siamo. Oggi è domenica, nonché una splendida giornata di campionato. Perché? Perché siamo reduci da una vittoria settimana scorsa molto molto importante nel uno degli scontri diretti del campionato, o meglio uno dei derby, perché la settimana scorsa era derby di campionato. Oggi andiamo ad affrontare il Casumaro, una squadra che in classifica è praticamente a un punto di distacco dietro di noi, quindi partita, scontro importantissimo e fondamentale per la zona playout, perché con una vittoria allungheremo poi il distacco sulla zona playout. In settimana, ragazzi, sono andato a trovare i ragazzi al campo, devo dire che comunque sia il gruppo si è riunito e si vede che le cose sono cambiate per nostra fortuna. Andiamo ad ascoltare quello che ci avrà da dire il nostro mister e poi dopo andiamo direttamente in campo per la partita Casumaro contro MSP. Let's go! Siamo concentrati, adesso stop davvero. Allora, commenti sul campo a prescindere, tanto lo vediamo mentre che ci giochiamo, se può essere giocabile molto, poco o niente. L'unica cosa che non deve essere un fattore per andare a recriminare dopo, ci dobbiamo adattare il prima possibile, subito tutti. E come dico sempre, il campo, lo sapete, non è fatto da una metà campo e l'altra, e cambia anche lì i rischi che ci possiamo prendere. Nella nostra metà campo, se vediamo che non si riesce, metti caso a giocare, rimbalza male, non lo so, lo dobbiamo vedere giocando. Se fosse così, il prima possibile dobbiamo arrivare nell'altra metà campo e poi di là ci possiamo prendere anche dei rischi in più. Deve essere chiaro, c'è un obiettivo comune, non poi ognuno fa come cazzo vuole. Quindi ci siamo. Correre, ragazzi. Dai. Poi 2000. Benvenuti a tutti, oggi dal Pippega, che sarà il vostro telecronista di fiducia, la sfida tra Casumaru e MSP valevole per il campionato di promozione. Calcio inizio del Casumaru, dunque partita che comincia, formazioni già pelle schierate, pallone subito recuperato dall'MSP. Rilancio da parte del Casumaru, che recupera il pallone con il suo bomber numero 9. Va benissimo la retroguardia dell'MSP, che recupera ancora palla sulla metà campo. Il lancio verso Bartolini sull'out di destra. Attenzione Bartolini. Rimessa laterale per l'MSP. Siamo al settimo minuto. Rimessa laterale, colpo di testa dentro l'area. Ancora la difesa del Casumaru, poi parte il cross! L'esterno dell'MSP non riesce a colpire, recupera facilmente il portiere del Casumaro. Il rilancio sulla metà campo, il colpo di testa in sponda, attenzione, Casumaro in contropiede col suo numero 7, ottima la chiusura da parte della difesa dell'MSP. Calcio d'angolo per il Casumaro, parte il cross, attenzione Pechini, in uscita, non esce, il pallone rimane lì in mezzo all'area, poi finalmente la retroguardia dell'MSP riesce a rilanciare, bravissimo Bartolini a cercare il contropiede, ottima la chiusura da parte del Casumaru. Casumaru che imposta da dietro il rilancio in direzione dell'attaccante, ottima ancora la chiusura da parte della difesa dell'MSP, oggi molto molto concentrata. Rimessa laterale Casumaru. Pallone dentro l'area, la sponda, recupera, ma buonissima ancora la retroguardia dell'MSP, pallone che però ritorna ancora per il Casumaru dentro l'area col suo bomber il numero 9, parte il tiro sopra la traversa, Pechini può solo controllare, pallone sul fondo, ancora il Casumaru 22esimo, la chiusura da parte della difesa ancora dell'MSP che recupera il pallone, il rilancio in direzione Bartolini, recupera il numero 7 della squadra di Monte San Pietro, parte il lancio verso ancora Bartolini che è dentro l'area, parte il tiro in precarie condizioni, la palla che si perde sul fondo, era un'ottima occasione qua per portarsi in vantaggio da parte dell'MSP, non concretizzata da Alfredo Bartolini.
rimessa laterale per il Casumaro, ancora lunga dentro l'area, qui c'è un netto fallo non fischiato da parte del direttore di gara, recupera palla Bartolini che la protegge molto bene, il rilancio in direzione di Luca Goyormella che stoppa di petto, punta il numero 11, Goyormella sul mancino, salta l'uomo, Goyormella! Luca Goyormella, MSP in vantaggio, fa tutto da solo, il numero 10 dell'MSP recupera palla sul rilancio con uno stop di petto, salta il numero 11, rivediamo appunto il replay con il suo mancino, lo punta, crocchetta, se ne va, salta l'intervento e poi dal limite dell'area fa partire un mancino che si insacca a fil di palo, veramente un gol di pregevole fattura ed MSP finalmente in vantaggio. 31esimo, il Casumaro non ci sta con il suo numero 10 sull'out di destra, attenzione, cerca un pertugio per il cross, non lo trova, poi scarico verso il numero 4, ancora dentro l'area, ottima la finta, parte il cross e la chiusura da parte della difesa dell'MSP, buonissima ancora l'azione del Casumaro, ancora la chiusura da parte della difesa che si sta comportando in maniera assolutamente vigile, ancora il Casumaro con il numero 2, parte il cross, ancora ribattuto dalla parte della difesa, allunga il pallone, ancora... Attenzione, parte il tiro! Il tentativo di Luca Goyormella da dietro la metà campo. Ha visto il portiere fuori dai pali, ma pallone che si perde sul fondo. Contropiede MSP, 2 contro 2. Attenzione! Piccolo frugoletto numero 11 dentro per Bartolini che stoppa il pallone dentro l'area. Parte il tiro e la parata del portiere con un po' di difficoltà. Calcio di punizione sulla tre quarti, parte il cross da parte di Inek, il pallone lungo, qui c'è un tocco di mano, mi sembra abbastanza netto da parte della difesa del Casumaro, arbitro che però non ravvede infrazioni e quindi il Casumaro ancora in contropiede, c'è il taglio del numero 9, non viene servito, poi il numero 7, parte il tiro, il palo clamoroso dai 25 metri da parte del Casumaro. Veramente un'ottima occasione, non poteva fare assolutamente nulla Pechini, ma ancora Casumaro in trazione offensiva, ma ancora la difesa dell'MSP fa buona guardia. Siamo al 45esimo, partita che si sta accingendo alla fine del primo tempo, poi sentiremo il nostro inviato dal campo of Samuel per le considerazioni di fine primo tempo. Ancora il pallone nei piedi della difesa, ma finisce qui. Fine primo tempo ragazzi, 1-0 per noi, partita molto molto complicata e difficile, abbiamo approcciato la gara molto molto bene, stiamo giocando bene, gran gol di Luca Goyormella, un tiro, un gol, come vedi questa partita quest'oggi? È andata bene. Bene. Speriamo che finisce bene. Speriamo che finisce bene. E allora signori, speriamo veramente che possa finire così e di non subire un gol. Sarebbero 3 punti, come ho già detto, fondamentali, perché questi sono scontri diretti e quindi valgono tantissimo per la classifica e speriamo bene in questo secondo tempo. Let's go! Si riparte dunque dal 48esimo minuto, sempre il risultato sull'1-0 per l'MSP, qui ancora Luca Goyormella, grandissima giocata di Luca dentro per Alfredo Bartolini. Difficile il controllo campo non in perfette condizioni, parte il tiro di Bartolini, la chiusura da parte della difesa del Casumaro, ancora azione sviluppata sull'out di sinistra con un nulla di fatto, recupera il Casumaro, rilancio ancora chiuso da parte della difesa, veramente il campo non permette un giro palla lineare e fluido, buonissima la giocata qui da parte dell'esterno d'attacco del Casumaro, calcio di punizione sulla tre quarti, battuta dal numero 4, parte il cross, Pechini esce ma poi non esce, poi ancora Pechini che salva su un colpo di testa all'interno dell'area di rigore, recupera ancora palla il Casumaro con il numero 4 che va sul fondo, parte il cross, ancora ribattuto da parte della difesa, poi il tiro del numero 7 del Casumaro, ancora il numero 6, sempre del Casumaro, pallone ancora una volta alto, Pechini osserva. Bravo comunque Pechini nell'occasione con il salvataggio sul colpo di testa. Prova a impostare da dietro il Casumaro con un campo non floridissimo. E infatti c'è stato un retropassaggio
un retropassaggio preso con le mani da parte del portiere, quindi punizione a due in area di rigore. Scelta piuttosto scellerata, nonostante un possibile tocco da parte dell'attaccante, però vediamo adesso la punizione a due in area. Parte il tocco, il tiro ribattuto da parte della difesa del Casumaro. 54esimo, sempre in possesso palla il Casumaro. Scambio rapido, sempre sul lato di sinistra, pallone per il numero 10, cerca il Pertugio, ancora il pallone per l'esterno d'attacco del Casumaro, che prova un cambio gioco alla cieca, pallone che però si perde sull'out di destra del Casumaro, out di sinistra per l'MSP. Ancora prova il giro palla, sempre il Casumaro che, nonostante le condizioni appunto del campo assolutamente da rivedere, prova comunque a giocare, questo è lodevole. Ancora una volta chiusura sontuosa da parte della difesa dell'MSP, che non sta facendo veramente passare uno spillo. Il lancio lungo ancora per il Casumaro, il numero 7 cerca con un gioco di gambe il fallo e lo trova. Punizione ancora una volta sulla tre quarti, ma questa volta sull'auto di sinistra. Sempre il numero 4 con un cross bello pennellato all'interno dell'area, probabilmente c'è fuori gioco e difatti l'arbitro alza il braccio e indica punizione per l'MSP. 57esimo, ancora l'MSP in vantaggio per una rete a zero, la rete ricordiamo di Luca Goiormella, con un bellissimo tiro da fuori che in questo momento sta dando i tre punti importantissimi, fondamentali per l'MSP, che in questo momento parte in contropiede. Il pallone per Goiormella, recupera il pallone, attenzione qui probabilmente c'è uno scontro di gioco irregolare ma l'arbitro non fischia. Ancora il pallone sulla tre quarti, dentro per Luca Goiormella che pare però molto stanco, infatti l'arbitro fischia il fuorigioco da parte del nostro numero 10 Luca Goiormella. Casumaro che prova a impostare il lancio verso la propria punta, ancora una volta anticipata, ancora recuperata, momento piuttosto concitante di gioco con il capitano, il numero 5, dentro per la corrente numero 4, sovrapposizione del numero 5, il passaggio che arriva, ma ancora la difesa dell'MSP che chiude, ma qui l'arbitro ravvede un'infrazione, non sono d'accordo. Calcio di punizione per il Casumaru, parte il cross dentro l'area, il colpo di testa da parte del capitano del Casumaru, il pallone che però è ancora su una volta finisce sul fondo. Attenzione, il numero 3 che cade ancora una volta, fischiato un fallo anche questa volta in maniera furba, ricercata, parte la punizione, chiude Bartolini con il fianco. Punizione che poteva essere molto interessante. Calcio d'angolo, il colpo di testa da parte del numero 5, pallone sul fondo. 85esimo, rinvio di Simone Pecchini alla ricerca del proprio compagno, ma recupera palla il centrocampo del Casumaro. Ancora il colpo di testa da parte della difesa, qui c'è un'infrazione. Ottima, ottima la partita della retroguardia di Monte San Pietro. Qui parte un lancio lungo, la chiusura da parte del numero 4, uno dei protagonisti di questa sfida. Poi sbaglia il rilancio, dentro per Alfredo Bartolini. Bartolini salta un uomo, non salta al secondo e poi commette fallo. 89esimo e 40 secondi, pallone dentro l'area, momenti finali di questo match, ancora in vantaggio il Monte San Pietro per 1-0. Il rilancio da parte della difesa dell'MSP, potrebbe esserci un contropiede, recupera palla in maniera molto intelligente. Attenzione, c'è un 3 contro 1, il pallone per Alfredo Bartolini, Bartolini dentro l'area, Bartolini! Il pallone che finisce sul fondo, ma partita che finisce la vittoria dell'MSP sul Casumaru per 1-0. Vediamo qui l'esultanza della panchina dell'MSP, ottimi tre punti per la squadra di Off Samuel. Vamo! Corto muso! Andiamo! Ragazzuoli,
finisce così questa splendida partita e questa giornata di campionato. 1-0, bene, molto bene, però sudata, perché comunque sia nel secondo tempo abbiamo rischiato, non così tanto in maniera clamorosa, però ci siamo un po' sentati di più rispetto al primo tempo, che siamo stati molto più presenti e che abbiamo avuto più occasioni. Poi non so in campo com'era la situa. Campo difficile, era. Si scivolava veramente tanto. Il campo non era al massimo, però mi ha sofferto da squadra e Corto Musa mi ha portato a casa, però la strecchia era importante, importante per allungare, perché eravamo sopra di un punto, quindi era importante allungarli e ci dà morale per affrontare la prossima partita, che è comunque tosta, siamo contenti. Oggi non so se è un caso, ma entrambi i protagonisti, perché gol tuo decisivo per la vittoria, esatto, e grandissime parate tue. Penso che forse tu l'abbia toccata sul palo. Sì, mamma mia, quel primo. Quello è stato sì, clamoroso, cioè devastante. A quanti gol sei? Quota? Adesso 10. 10 gol. Doppia cifra. L'obiettivo minimo era quello, dai, come avevo detto inizio anno. Poi adesso sono tre partite di fila che faccio gol. Si è scaldato. Sono stato un mese fermo, adesso. Sempre all'ultimo. Quando conta. Infatti lo stanno dimostrando e stiamo facendo bene. E oggi è stata la dimostrazione che, come ho già detto, il gruppo adesso c'è e si vede che è unito, vede che c'è un obiettivo comune, e si vede che si vuole arrivare in fondo a questo campionato molto molto difficile, che è partito in salita per noi. Bene, ragazzuoli, ci vediamo al prossimo episodio. Lasciate un like, lasciate un commento, condividete questo video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Da Casomare è tutto, ci vediamo. Ciao ragazzi, let's go!